Zancanaro, che molti ispirandosi ai colori cupi della nuova divisa chiameranno il corsaro nero, dà alla tappa della Spezia il carattere di una sfida marinaresca. Accetta di porsi da solo contro tutti. Il piccolo Alessandrino, in fuga già dalla Cisa, butta il sacchetto del rifornimento e parte all'attacco dopo Pontremoli, lungo gli aspri tornanti del passo del rastrello. Guardatelo, fugge per 100 chilometri con il suo coraggio soltanto. La sua casa si è ritirata all'ultimo atto della guerra rodoniana e con i compagni lui ha deciso di continuare la corsa fino a Milano. Sulla sua maglietta nera una sola scritta, Sport. È per quello che lui corre, al di là delle beghe e dei dirigenti. Fa quindi dopo... Arrabbiata e poi da tutto il gruppo, Zancanaro resiste per pochi metri sino all'ultimo. E sul traguardo della Spezia, in una fantastica scenografia di folla, riceve il premio del suo spavaldo coraggio. Diego Ronchini, sempre solerte nel controllo della corsa, conserva la maglia rosa.